Io voglio dire, come ho fatto in questi mesi, grazie a Cilento Gianni, abbiamo affrontato insieme questo anno così difficile. È stato un anno che ci ha veramente messo alla prova. E questo anno certamente ricordo dei momenti brutti che abbiamo vissuto tutti insieme, la scomparsa di alcuni nostri cittadini a cui volevamo bene, un periodo di grande difficoltà economica, per il fatto che i commercianti non hanno potuto lavorare come immaginavano, quindi una città che ha rallentato la sua vita, ha cambiato le abitudini, quindi tante cose negative. Però io proprio diciamo, in questo periodo natalizio voglio mettere da parte quelle che sono le cose negative e pensare invece a quelle cose positive, che sono innanzitutto quel senso di solidarietà e quell'amore per la città che tanti hanno dimostrato. A partire dalle forze dell'ordine, per proseguire al personale sanitario, per parlare dei tanti volontari che si sono adeguati, oppure dei cittadini che hanno voluto, come ho detto prima, seguire le regole, portare la mascherina, rispettare le distanze. Ecco, questi messaggi che sono arrivati in un momento così difficile credo siano una ricchezza per la nostra città, che mi fa dire che io sono molto, molto orgoglioso di noi, di quello che abbiamo fatto e della città di Agropoli per come si è comportata. Ecco, quindi voglio pensare a tutto quello che di buono abbiamo fatto quest'anno, cercando di dimenticare quello che di cattivo che ha fatto, che porteremo certamente nel cuore, in particolare il ricordo delle persone scomparse, però dobbiamo pensare a quello di buono che abbiamo fatto e quindi proiettarci per il futuro in maniera migliore. E quale momento più bello del Natale per poter, come dire, rafforzare quei sentimenti positivi che il Natale tanto ci sa ci, ci, da, ci può regalare. Ecco, quindi ecco, guardando il futuro in questo modo, guardando la città di Agropoli con un approccio positivo che abbiamo tra l'altro sempre avuto, ma che oggi ancora di più vogliamo insomma, manifestare, veramente faccio gli auguri di buon Natale a ogni cittadino. Idealmente li stringo, li abbraccio uno ad uno, veramente perché dobbiamo ripartire insieme e idealmente tenere molto stretto quel legame che ci fa diventare una comunità così bella e così felice come dobbiamo tornare ad essere. È chiaro che il mio augurio naturalmente non è solo il mio, ma è di tutta l'amministrazione comunale. Naturalmente parlo a nome dei consigli comunali, della giunta, di tutto lo staff del comune di Agropoli che sicuramente io ho cercato di interpretare nella maniera migliore e naturalmente gli auguri vanno, visto che diviso ce li possiamo fare soltanto diviso, ecco, a te, Raffaella, Gianni, a tutti voi, i tuoi collaboratori, insomma, e come ho fatto in passato voglio nuovamente ringraziarvi per il garbo, la disponibilità che avete dato a noi di poter metterci in contatto con la nostra città. Io credo che abbiamo fatto quest'anno un buon lavoro e quindi complimenti per come avete gestito tutta questa fase della pandemia, insomma, credo li meritate pubblicamente, li meritate dal primo cittadino e credo che sia giusto che vi arrivano con forza. Ecco, continuate, continuiamo insieme così, sperando veramente di essere però più positivi l'anno prossimo e quindi ci salutiamo veramente con un sorriso e un forte abbraccio a tutti voi e a tutti coloro che, come ho detto, ci seguono in maniera così attenta da Cilento Gianni, che ormai è diventato un punto di riferimento per la nostra città. Grazie Sindaco, auguri anche a lei, alla sua famiglia, a tutti gli amministratori del comune di Agropoli, ai dipendenti e speriamo insomma davvero in un Natale sereno per tutti.